Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Di Battista a volte ritorna, lui che non fa parte del governo, non è più in Parlamento in questa legislatura, torna a far parlare di sé spesso e volentieri e spacca in due come una mela il Movimento 5 Stelle, utilizzando un'espressione fantoziana. Ecco. Quindi in questi giorni le chat del Movimento 5 Stelle erano bollenti dopo l'uscita del documentario anti-MES di Di Battista e il suo appello contro la riconferma di Claudio Descalzi come amministratore delegato dell'ENI. Quindi Alessandro Di Battista è un po' come nel movimento una mina vagante, fa sempre parlare di sé e fa molto rumore quello che lui dice tra i suoi compagni di partito. Quindi il documentario anti-MES. Intanto Di Battista, ci sono due mosse targate DIB che dividono il Movimento 5 Stelle. Vuole spaccare il movimento, in questa fase cerca di dividere tra chi è duro e puro e chi è venduto, commenta un grillino. Ma venduto, il Movimento 5 Stelle non è più, nel modo più assoluto, quello di quando era nato. Grillo diceva: ma il movimento si trasforma, è normale che si trasformi. Sì, però si è trasformato in peggio, nel senso che le persone sono più o meno rimaste le stesse, ma tutti quegli ideali, tutte quelle cose che si prefiggevano, è tutto andato a farsi benedire in nome di che cosa? In nome di un cambio di ideologia? No. In nome di un cambio di persone? No, in nome dello stipendio. Naturalmente, con una inchiesta di qualche tempo fa di Il Giornale, si faceva riferimento, si diceva che molti dei parlamentari, dei senatori grillini, prima di diventare parlamentari, molti erano disoccupati, altri avevano redditi molto bassi. E c'è chi aveva redditi addirittura di 200-300 euro al mese. Capite che passare da quella situazione a una situazione di benessere, guadagnare oltre 12.000 euro al mese, perché secondo gli incarichi, no? Lo stipendio base 12.000, senza mancanze in Parlamento, più o meno 12.000 euro. Poi c'è chi guadagna di più, 15.000, 17.000 secondo i vari incarichi, 20.000 se non di più. E così capite che passare da 200-300 euro al mese, da 1.000 magari facendo la commessa in un negozio di scarpe senza fare nomi e cognomi, chi faceva l'impiegato che faceva le fotocopie in un'azienda. C'è chi era disoccupato, chi faceva lavori saltuari, chi vendeva le bibite al bar, allo stadio. E quindi capite che quando si arriva poi a guadagnare quelle cifre, i riflettori, i palazzi antichi, gli uffici, i benefits, gli inviti nelle televisioni, tutto assume una prospettiva diversa, tutto si vede con occhi diversi. Quindi la priorità diventa mantenere il benessere economico che si è conquistato. Magari c'è chi l'ha conquistato, se l'è trovato, ci sono molti parlamentari di tutti gli schieramenti che sono parlamentari per caso, molti ministri sono ministri per caso. Siamo nell'era dei politici per caso. Una volta si faceva dalla gavetta, si partiva dalla sezione di partito del paesino e poi si doveva arrivare in cima sgomitando a destra e sinistra. Adesso a volte basta 10-20 mi piace su Facebook, una votazione di WhatsApp. E purtroppo questa è la realtà. Quindi Grille Di Battista dice: c'è da una parte chi è duro e puro e chi è venduto. Allora, venduto in nome dello stipendio, allora la grande maggioranza. In nome dello stipendio, la grande maggioranza dei grillini si è venduto al dio denaro, al dio stipendio. Però attenzione, come biasimarli? Probabilmente
chiunque nelle loro condizioni, la prima cosa che pensa è quella di tutelare la sua parte economica, che è ritornare a guadagnare 1.000 euro al mese, forse con qualcuno che ti dice non stai facendo bene le fotocopie, eh? I clienti non si ricevono con quella faccia lì, mi raccomando. Quindi attenzione che probabilmente tutti noi nei loro panni avremmo fatto la stessa cosa, ci saremmo venduti per lo stipendio. È abbastanza umano e normale. Mentre i duri e puri, anche il duro e puro, caro Di Battista, il duro e puro, quello che non cambia idea, quello che non cambiare idea è sinonimo di stupidità. Le persone intelligenti cambiano idea secondo differenti aspetti, cambia il quadro economico, cambia il quadro politico, cambiano le macro condizioni che ci sono intorno, cambiano le cose e le opinioni possono assolutamente cambiare. Il duro e puro che cos'è? Quello che dice no a priori? Quindi per te, Di Battista, è una domanda. Il vero deputato 5 Stelle è quello che dice sempre no senza ascoltare ragioni? Quello non è proprio sinonimo di intelligenza. O perlomeno, se nel movimento voi volete persone che dicono solo no o sì a secondo quello che voi dite senza sapere il no o il sì di che cosa si stia parlando, è un po' avvilente, però nel Movimento 5 Stelle voi sapete che c'è una sorta di modus operandi, bisogna dire di sì, bisogna fare quello che dice il vertice del partito, se no, se non sei in linea vieni espulso. Ecco. Non mi sembra proprio questa grande lezione di democrazia, eh? Non è proprio questa grande lezione di democrazia. Quindi, chissà, Di Battista tra i duri e puri, ma, e i venduti, ma, quello che abbiamo detto fino adesso. L'europarlamentare Ignazio Corrao, sentito da un'agenzia di stampa di Enne Crono, spiega perché ha deciso di aderire all'appello dell'ex deputato romano insieme ad altri 50 esponenti pentastellati. Tutte adesioni spontanee che comprende una trentina di parlamentari e diversi consiglieri regionali. Un'iniziativa che ha fatto scattare una vera e propria rivolta contro Di Battista. Secondo il deputato Francesco Berti, questo è un metodo che non porterà niente di buono. È un modo per salvare la faccia e apparire più puri di altri. Se prendiamo posizione come gruppo, scrive Maria Luisa Faro nella chat visionata da ADN Cronos, sembra l'ideale. Se poi dobbiamo spaccare ulteriormente il movimento, continuiamo ad aggiungere nomi a quella lista. Ancora più duro l'intervento di Gabriele Lorenzoni, secondo cui Di Battista fa l'opposizione all'esterno e lo ha sempre fatto da 2 anni a questa parte. E senza remore commenta: facciamo la lista dei puri e la lista dei beep, che non si può dire. Gilda Sportiello non esita a paragonare Dibba al leader della Lega. Esistono sciacalli e sciacalli. Chi come Salvini lo fa a modo suo e chi ogni tanto resuscita per tenere caldo il suo posto al sole. E poi Paola Carinelli, compagna del capo politico Crimi, chiede che i parlamentari che hanno sottoscritto il post abbiano anche il coraggio di firmare una sfiducia al governo, altrimenti sono solo codardi. E aggiunge: è evidente che la quarantena sta dando alla testa. Davide Aiello, uno dei firmatari dell'appello sovranista, interviene per invitare i suoi colleghi nella battaglia di Di Battista. Pronta la replica di Angela Masi: quando ci metteremo tutti in lista ci diranno vedete che siete voi al governo e le nomine le fa il governo. Leonardo Donno chiosa: siamo fenomeni a darci martellate sulle beep anche in un momento storico come questo. Quindi si denota una guerra interna al Movimento 5 Stelle dove Di Battista arriva a ciel sereno e semina scompiglio già in un movimento già scompigliato di suo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è assolutamente gratuita e nella community trovate tanti sondaggi. Siamo anche nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito ad iscrivervi al canale. Arrivederci e grazie a tutti quanti.